Dropshipping da Amazon e pacco con il logo Amazon. Questa è la prima domanda che solitamente mi fate, sia nei post Facebook, sia su Instagram, sia su YouTube, chiedendomi cosa succede se il cliente, che ovviamente il cliente vede il logo Amazon sul pacco che riceve, quando utilizzate Amazon come fornitore. Ecco perché oggi ho deciso di fare un video dove do la risposta definitiva a questa domanda. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale o benvenuti se è la prima volta. Mi chiamo Daniele, parlo di dropshipping e oggi parliamo di dropshipping utilizzando Amazon come fornitore. Nello specifico andiamo a vedere la problematica del pacco con il logo dentro, quindi il solito pacco Amazon che noi spediamo al cliente vendendo su eBay o su Shopify o su altre piattaforme. Cosa succede quando il cliente vede questo pacco con il logo Amazon che viene dalla logistica Amazon? Sapete cosa succede? Assolutamente niente. Questo, ragazzi, è quello che si chiama un problema non problema, cioè una cosa che vi fa focalizzare su cose che non sono problemi, non sono indispensabili, è l'ultima cosa di cui vi dovreste preoccupare, ci sono altri problemi da risolvere, non questo. E ora vi spiego anche perché e vi mostro anche che è così. I clienti non gli interessa quale pacco utilizzate o da dove viene il pacco. E ora vi lascio anche alcune prove qui, alcuni feedback presi da alcuni account eBay. Come potete vedere sono tutti positivi, tutti felici, tutti contenti, loro hanno ricevuto il loro oggetto, tu hai ricevuto i tuoi soldi e basta. Sì, ma nei commenti c'è scritto, hanno scritto Amazon, e va bene, chi se ne frega cosa c'è scritto nei commenti, sono positivi, il cliente è soddisfatto, va bene così. Ti interessa fare soldi, non avere il commentino come ti piace a te, quindi va bene. E ora ti spiego anche 5 motivi per cui un cliente acquista da eBay anche se sa che viene da Amazon e anche se o da Shopify, ragazzi, è la stessa cosa. E ora ti dirò 5 motivi per cui non ti devi assolutamente preoccupare. Il primo motivo, ragazzi, è che il cliente vuole il prodotto di alta qualità, che ha ordinato e nei tempi che si aspetta, quindi tempi veloci. Il resto non gli interessa. Se viene da Amazon, se viene da Shopify, se viene da eBay, se viene dall'Alaska, non gli interessa. Lui si aspetta il prodotto in quei tempi, 2 giorni, 5 giorni, quelli che sono, si aspetta quel prodotto che vede in fotografia, con i dettagli che legge, e si aspetta una qualità eccellente. Il resto non gli interessa all'utente medio, non gli interessa. Quindi da dove riceverà il pacco, da chi glielo spedisce, davvero non gli riguarda. Ci possono essere alcune eccezioni, qualche pignolo, ma nella mia esperienza è uno ogni 1000 ordini mediamente, ed è facilmente risolvibile. Il secondo motivo, ragazzi, è che ormai oggi tante aziende, tanti venditori, anche con gli stock propri, che hanno negozi fisici, che hanno Shopify, che hanno qualsiasi cosa, vendono con la logistica Amazon. Perché? Perché la logistica Amazon è molto veloce, è molto efficiente, quindi io che ho uno stock, anche se ho uno stock e lo vendo nella mia città, e voglio mettermi online, faccio il mio sito web, me ne vado su eBay, io mando il mio stock a Amazon, così non devo andare tutti i giorni al corriere, così non devo impacchettare tutti i giorni, Amazon spedisce per me. Quindi ormai anche tante aziende con il proprio stock che non lavorano in dropshipping utilizzano la logistica Amazon, quindi i clienti sono abituati a ricevere pacchi Amazon. Questo è il secondo motivo. Il terzo motivo, ragazzi, è che molte venditori oggi riciclano i pacchetti Amazon, perché Amazon fa davvero un'infinità di ordini in tutto il mondo, quindi i pacchi Amazon sono dappertutto e molti venditori riciclano i pacchi Amazon che hanno a casa di altri ordini, quindi questa può essere un'altra motivazione per cui non dovete preoccuparvi. Il quarto, ed è anche il motivo più importante, ragazzi, è che un cliente è fedele alla propria piattaforma. Cosa intendo? Se io sono abituato ad acquistare su eBay, io vado ad acquistare eBay direttamente, non vado a vedere da dove mi arriva o se mi arriva, anche se so che può costare meno in altri posti. È come se io ho il supermercato dietro casa. Se io ho il supermercato dietro casa, io scendo, mi vado a comprare quello che mi serve. Non vado a, almeno che spese eccezionali, ma non vado a guardare il supermercato a 10 km o un supermercato che non conosco o un supermercato a cui non sono
abituato, a cui non mi sento familiare, non vado a farmi 10 km per andare in un altro supermercato per risparmiare 1, 2 euro, 5 euro. Vado nel supermercato sotto casa. E la stessa cosa è online. Le persone che acquistano su eBay da 15 anni continueranno ad acquistare su eBay perché si trovano con la piattaforma, perché la sanno usare, perché hanno, diciamo, fiducia in quella piattaforma e nei venditori che ci sono dentro la piattaforma. Non vanno a guardare su Amazon o su Google o su marketplace di Facebook o in altri posti il prezzo migliore, nemmeno gli interessa. Loro aprono l'applicazione che conoscono, vanno nel motore di ricerca che conoscono, mettono le keywords, le parole chiavi e acquistano. Ok? Perché sono abituati così, lo fanno da anni e non gli interessa cambiare, non gli interessa da dove arriva, non gli interessa se possono risparmiare un qualche euro, un 10 euro, un 5 euro utilizzando un'altra piattaforma. C'è la fedeltà e l'abitudine su quello non lo potete cambiare. Se io sono abituato a comprare su Amazon, a me non interessa se su A-Price risparmio o su altri negozi risparmio. Io compro da Amazon, io sono il primo, io compro principalmente da Amazon e compro sempre lì, non vado nemmeno a guardare quanto costano gli altri posti. Questo è una prova di fedeltà alla piattaforma. Un altro motivo, l'ultimo di cui parleremo in questo video, ragazzi, è PayPal. Voi dimenticate che su eBay si può pagare con PayPal e su Amazon no. Ci sono persone, specialmente nella fascia, diciamo, degli anni, diciamo dei 27 anni in su, che sono abituati a pagare con PayPal, perché all'inizio Amazon non c'era in Italia e quindi si pagava principalmente con PayPal e si sentono sicuri di utilizzare questo metodo di pagamento e non lo vogliono cambiare. Amazon non lo prende, anche se è sicurissimo, e quindi preferiscono comprare su eBay, anche se sono consapevoli che arriva da Amazon, arriva da altri posti che stanno pagando di più, perché possono utilizzare PayPal. Questo è un motivo molto, diciamo, un motivo principale per cui le persone ancora utilizzano eBay, quindi dovete tenerlo in considerazione. Per concludere questo video, ragazzi, anzi prima della conclusione, mettete like, iscrivetevi, grazie a tutti di seguirmi, fatemi crescere così porterò sempre contenuti più interessanti, grazie a tutti. Per conclusione voglio dirvi, ragazzi, non vi focalizzate su queste cazzate quando dovete iniziare a vendere, semplicemente buttatevi, studiate, pianificate, ma non fatevi sprecare energia da queste, diciamo, da queste banalità, perché sono banali. Il pacco dove arriva, chi lo manda, il logo sul pacco, sono banalità. A te interessa cominciare a fare soldi, ad avere un cash flow, quella è la cosa principale che ti deve interessare, e quindi focalizzati sulle cose importanti. Poi se ci sono problemi, strada facendo, li risolvi. Se ci sono problemi, se ci sono lamentele, strada facendo, li risolvi. Non esiste il business perfetto, non esiste il cliente perfetto, i clienti non saranno mai totalmente soddisfatti, te lo posso garantire. Quindi non puoi anticipare queste cose. Lavora, vendi, fai soldi. Quando ci sono le lamentele, rispondi. Quando ci sono le lamentele, risolvi. È qui che c'è la differenza tra uno che va avanti e uno che fallisce. Il trovare soluzioni alle problematiche che verranno man mano che vengono, perché non le puoi anticipare tutte. Questo è impensabile, anticiparle tutte. Bene ragazzi, spero che con questo video ho chiarito alcune posizioni, alcune idee delle persone che ancora pensavano al pacco Amazon. Spero che non me lo chiediate più su cosa ne penso, tutte le risposte che volevo dare ve le ho date qui. Per il resto contattatemi quando volete, mi potete trovare su Instagram, via email, lascio i contatti in descrizione. Grazie a tutti di aver visto il video, ciao, alla prossima.